Social Podcasting, your digital friends. L'arte secondo Daphne. Un saluto a tutti gli amici di Social Podcasting, è la vostra Daphne che vi parla, per condurvi ad esplorare l'universo artistico nelle sue diverse declinazioni. Oggi vi parlerò di Fausto Melotti, artista poliedrico, esponente dell'arte astratta italiana degli anni 30. Nel Novecento, la speculazione teorica ha portato ad una radicale rottura con la tradizione e con la mimesis. Si prescinde dalla materia per favorire, infatti, un viaggio mistico ed interiore, fondato su un principio di accordi armonici. In particolar modo, a partire dall'astrattismo, la composizione artistica si trasporta sul piano spirituale, divenendo una corrispondenza di accordi interiori, così come avviene in musica. Prima dell'intervento effettivo del suono nell'arte, come le installazioni sonore, gli happening e le sculture sonore, molti artisti hanno attinto alla musica per la realizzazione delle proprie opere. Tra questi vi è Fausto Melotti, scultore, ceramista, pittore e scrittore, nonché un grande appassionato di musica. I principali aspetti della poetica di Melotti sono infatti, da una parte, i temi connessi alla sua profonda ispirazione musicale e dall'altra quelli con valenze narrative e mitiche. Fausto Melotti nasce a Rovereto l'8 giugno del 1901. In seguito si trasferisce a Firenze e a Pisa, dove si iscrive alla facoltà di fisica e matematica dell'università. In contemporanea porta a termine gli studi musicali, conseguendo il diploma in pianoforte. In seguito entra all'Accademia di Brera, frequentando il corso di plastica delle figure tenuto da Adolfo Wild, scultore, disegnatore e medagliista. In Accademia inoltre conosce Lucio Fontana, con il quale stringerà un lungo sodalizio. Nel 1935 Melotti aderisce al movimento Abstraction Création, fondato a Parigi nel 1931, che ha lo scopo di divulgare l'opera degli artisti non figurativi. Nel maggio dello stesso anno, presso la Galleria Il Milione, si tiene la sua prima mostra personale. Dalla fine degli anni 50, Melotti dà vita a un linguaggio plastico che trasporta nella tridimensionalità della scultura quella che è l'immaterialità e la spiritualità della musica. Comincia quindi a realizzare sculture fatte di barre e lastre di ottone saldate tra loro, per ottenere un'opera impalpabile e rarefatta. Le sculture diventano musica che si vede. La scultura, come tutte le altre forme d'arte, è tale quando è anche musica. Partendo da questa concezione, Melotti riduce al minimo ogni riferimento alla materia, privilegiando tuttavia l'immaterialità della materia stessa, in quanto l'arte plastica è un continuum di un gesto spirituale. Melotti utilizza materiali non convenzionali, come l'ottone e l'acciaio, giungendo ad una nuova forma di scultura nella quale gli opposti, materia e immaginazione, ordine e fantasia, si fondono tra loro. L'intera produzione di Fausto Melotti riguarda soprattutto il mito e il logos, i fondamenti della filosofia di Platone. Si ha dunque da una parte il mito come favola e narrazione, attraverso una ricca serie di forme, immagini e figure che rimandano alle vicende omeriche, e dall'altra una serie di sculture in ottone o acciaio basate su archetipi musicali. Sia in Platone sia in Melotti avviene, pur diversamente, l'incontro di due forme opposte. La bellezza del mito si può constatare nel gruppo scultorio dei sette savi, nelle varie versioni di gesso, pietra ed altro, eseguite nell'arco di tempo che abbraccia quasi 50 anni. I savi sono state personalità pubbliche dell'antica Grecia, vissute tra la fine del VII e dell'VIII secolo a.C. Questi sono passati alla storia in quanto rappresentano i più grandi esempi di saggezza. Hanno elaborato diverse massime diventate poi le fondamenta del pensiero filosofico della cultura greca e che in parte sono sopravvissute fino ai nostri giorni.
La loro dottrina oggettiva e razionale si oppone alla visione mitica e omerica del sapere di quel tempo. Infatti Talete di Mileto, nonché il più influente dei sette saggi, è stato spesso considerato come il primo filosofo della storia. L'opera fu progettata come un insieme di 12 gessi per la sala intitolata Coerenza dell'uomo della Sesta Triennale di Milano. Di questi però se ne conservano intatti solo 7. La numerologia del 7, per la sua visione mistica, ha portato Melotti a non voler ricostruire le statue distrutte. Così facendo l'opera aggiunge un nuovo senso. Il 7 infatti è il numero dell'ordine dell'universo secondo la matematica antica. Nel cristianesimo abbiamo i 7 peccati capitali, i 7 sacramenti, poi i vizi e le virtù, lo spettro della luce e le 7 note. L'artista aggiunge un ritmo quasi musicale e sequenziale, che induce a riflettere sulla dignità e l'aspetto sacrale di chi offre la propria vita alla conoscenza. Lo splendore e la solennità delle figure dei sapienti viaggiano nel tempo, giungendo a Melotti, che li mischia alla leggerezza e alla bellezza della plasticità della scultura. Per l'artista, infatti, l'opera d'arte è un viaggio che anche al più povero degli uomini si offre gratis verso sconosciute regioni. Nel 1974 Adelphi pubblica una raccolta di scritti, Line, che lo porterà a vincere il premio Diano Marina nel 1975. L'artista muore il 22 giugno 1986 a Milano. Il giorno seguente, all'inaugurazione della Biennale di Venezia, è stata affissa una targa commemorativa all'ingresso della Sala delle Opere dell'Artista. Nella stessa Biennale gli è stato assegnato anche il Leone d'Oro alla memoria. Il nostro tempo a disposizione è terminato, cari amici di Social Podcasting. Vi do appuntamento alla prossima settimana e non dimenticatevi che si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere. Social Podcasting, your digital friends.